chiama Paderno Dugnano e questa è Tilane, una biblioteca in cui lo spazio architettonico diventa centro propulsivo per la comunità. Tilane è il centro culturale di Paderno Dugnano. Nasce sulle ceneri del vecchio opificio tessile dal quale prende il nome per volontà dell'amministrazione comunale che, avendo questa vasta area abbandonata, ha scelto di creare un nuovo centro cittadino, fondandolo però sulla cultura, sulla socialità. Questo non è solo una biblioteca, un centro culturale, come uno lo immagina normalmente, quindi un posto in cui venire a sentire concerti, spettacoli, ma è anche un posto in cui ci sono degli sportelli al servizio delle persone, dei cittadini, il centro per l'impiego e lo sportello antiviolenza, oltre a avere dei luoghi per i corsi di formazione, quindi per la formazione permanente della comunità. L'amministrazione comunale voleva creare un posto nuovo e bello in cui i cittadini si sentissero a loro agio, avessero voglia di venire. E la scelta è ricaduta sullo studio di Gaia Lenti, alla quale è stato chiesto di immaginare un posto per tutta la città, che è una città molto frammentata, composta da 7 quartieri, alcuni molto distanti tra loro. Gaia Lenti ha voluto mantenere dei ricordi del passato, quindi questo lungo corridoio attraversato da degli shed, che sono un elemento tipico delle fabbriche, che porta un'illuminazione diffusa e costante per tutta la giornata. In più a questa scelta architettonica, quindi anche all'uso del mattone, all'uso dei colori che sono già presenti nel nostro territorio. Se uscite da Tilane vedrete che anche gli altri palazzi mantengono questi elementi simili tra loro, quindi il mattone, il verde, il rosso e il vetro. E quindi la scelta di creare un lungo corridoio con una vetrata che si apre sulla piazza. Una piazza che dialoga con l'interno e i cittadini possono spiare, possono osservare quello che succede. Alla scelta architettonica è stata affiancata anche una scelta di arredi iconici, anche questi che raccontano della tradizione del design italiano, con dei colori accesi. Il colore è un elemento che torna anche nel logo di Tilane, che è un fiocco rosso, che come dicevo prima racconta anche un po' questo desiderio di tenere uniti tanti pezzi, la cultura, la biblioteca, i servizi, ma anche e soprattutto tenere unita una città. Ci piace pensare che vada a unirsi con l'opera del Lago Il Filo del Piazzale Cadorna. Qua accanto scorre la ferrovia, il cui capolinea è proprio la stazione di Milano Cadorna, la cui piazza è stata progettata anch'essa da Gaia Lenti. Ogni mattina alle 8 anche i bibliotecari di Tilane si svegliano e sanno che dovranno correre più veloci del furgoncino dell'interprestito per soddisfare tutte le richieste dei lettori. Lo staff di Tilane lavora in team, su vari livelli e con varie competenze, però con un unico obiettivo, che è quello di soddisfare i bisogni della collettività. Una mostra che abbiamo adesso, che è quella per i 700 anni di Dante, è proprio l'esempio di come lavoriamo in team. Prodotta tutta da noi, chi ha pensato ai testi, chi ha disegnato i personaggi che abbiamo scelto e chi ha prestato la propria voce per registrare i podcast che sono online. Quindi dalle nostre vetrate alle vetrine social, dal back office al front office, dalle nostre iniziative in biblioteca a quelle online. Fate anche un sacco di eventi, insomma la biblioteca non è più solo, è anche, perché poi i libri sono importanti, quindi il prestito dei libri, ma sono tantissime altre cose. Sì, dai nostri gruppi di lettura, ne abbiamo due, dalle iniziative, le letture, gli spettacoli per bambini, gli spettacoli per adulti, tutta la parte culturale, abbiamo un auditorium che ospita sempre iniziative, abbiamo i giochi in scatola,
e i giochi PlayStation, quindi utilizziamo tantissimo questo spazio. E poi abbiamo due pianoforti che vengono regolarmente utilizzati da chi già sa suonare o chi vuole imparare a suonare. Questa biblioteca che esce un po' dall'edificio, esce dalle porte, dalle finestre e va verso la comunità, i social giocano un ruolo importante. I nostri social non sono solo delle vetrine in cui informiamo, comunichiamo le cose che facciamo, ma sono degli spazi in cui informiamo intrattenendo. Cerchiamo sempre di giocare con il nostro pubblico e di farlo però mandando dei messaggi, facendo anche conoscere quello che facciamo. Oltre ai social, il nostro sito è aggiornato quotidianamente. Lì raccogliamo i podcast e le altre proposte che creiamo noi, quindi diciamo artigianalmente siamo uno staff che produce dall'inizio alla fine i propri contenuti. Quindi il bibliotecario del presente e del futuro è una persona veramente eclettica, no? Che sa fare un sacco di cose. Sì, e diciamo che mette in gioco le proprie professionalità e anche le proprie capacità, non solo professionali, ma anche i propri desideri, le cose che fa nel tempo libero le può portare nel quotidiano e nel lavoro di tutti i giorni, perché la biblioteca non è più solo libri, non è silenzio, ma è dialogo con la città.